Milošević. 58 anni, presidente della Serbia dal 1989. Sposato con Mirjana Marković, docente di filosofia marxista, fondatrice del partito neocomunista alleato di quello al potere. Un fratello, Bora, ambasciatore a Mosca. Due figli, Maria dirige un canale televisivo, Marco uomo d'affari. Ex manager e presidente di banca durante il periodo di Tito, Milošević nel partito comunista segue prima l'ala riformista, poi quella nazionalista. 1984, dalla Lega dei comunisti di Belgrado al leader del partito in Serbia. 1996, subisce 100 giorni di contestazioni popolari dopo aver annullato le elezioni municipali perse dal suo partito. Slobodan Milošević è stato soprannominato ultimo Stalin, macellaio e Saddam dei Balcani. Non è una definizione cordiale, tanto che c'è chi lo vorrebbe portare davanti a un tribunale internazionale con l'accusa di genocidio e di crimini di guerra. Che cosa sappiamo di lui, oltre ai dati ufficiali? Per alcuni Milošević è ancora il sole, è ancora la colombella bianca, come si diceva anche di Tito, per altri è soltanto uno che ha rovinato la Serbia, per le città è la figura più negativa espressa della storia serba. È un provocatore di conflitti e su questi conflitti è capace di costruire il proprio potere.